Buongiorno Fagnano, eccoci col consueto video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Partiamo subito con i dati della pandemia Covid. Ad oggi i positivi a Fagnano sono 232 e la curva sta continuando a calare. Sempre legato al discorso Covid, è importante segnalare un'informazione. All'Hub di Gallarate sono alla ricerca di volontari per l'accoglienza delle persone che frequentano quel luogo. Qui trovate l'indirizzo a cui rivolgersi per partecipare a fare i volontari. Una novità per quanto riguarda la biblioteca. Dal 1 febbraio per accedervi si potrà entrare solo esclusivamente con il Super Green Pass negli orari che vedete nella schermata. Quindi non c'è più bisogno della prenotazione per accedere ai locali della biblioteca comunale. Dote Sport della Regione Lombardia. Alcune informazioni. È un'iniziativa pensata per aiutare i nuclei familiari in condizioni economiche meno favorevoli ed avvicinare i propri figli allo sport. La Dote Sport è rivolta ai minori tra i 6 e i 17 anni compiuti o da compiere entro il 31 dicembre 2022. La domanda può essere presentata a partire dalle ore 10 del 15 febbraio 2022 entro e non oltre le ore 16 del 15 marzo 2022 nel sito che trovate qua sotto. Lunedì 7 febbraio alle ore 21 il Consiglio Comunale è convocato dai tre gruppi di minoranza con 22 punti all'ordine del giorno. Si può assistere in presenza, sempre seguendo le direttive per l'anticontagio del Covid, oppure in diretta streaming nel link che trovate qua sotto. Un'informazione in anticipo sulla data. Il 19 febbraio si terrà l'elezione del nuovo direttivo della Proloco. Tutte le informazioni in merito le trovate sul sito della Proloco, che anche qui sotto potete leggere. Oggi è la giornata dei calzini spaiati, un'idea di un'insegnante di terza di Aquileia, Sabrina Flapp. È una giornata che viene celebrata ogni primo venerdì del mese di febbraio. L'obiettivo della giornata è sensibilizzare sull'autismo e altre diversità, lanciando un messaggio di solidarietà e inclusione. Ricorre oggi la giornata internazionale contro il cancro, una bruttissima malattia che colpisce ancora migliaia di persone. Bisogna fare di tutto per sostenere la scienza perché possa trovare una cura per le persone che sono afflitte da questo brutto male. Non ho altre informazioni da darvi, non mi resta altro che augurarvi un buon fine settimana e al prossimo video di venerdì. Buona giornata a tutti!